Salve a tutti, oggi siamo nel villaggio storico di Shirakawago. Siamo arrivati in pullman qui a Shirakawago. Siamo nel ponte che si muove, che oscilla. Guardate qua accanto il fiume, vedi qua. E ora andiamo dentro proprio il villaggio storico, bellissimo, patrimonio UNESCO. Dopo vi spiego un po' di cose. Siamo nel centro più centro qui di Shirakawago, vedete, a parte che ci cerchiamo in cino dietro, però vedete qua queste case così. Siamo, dopo ve ne faccio vedere una da dentro, passo di qua che almeno è molto caratteristico. Allora, Shirakawago è posta appunto a circa 500 metri di altezza, e l'economia per anni, per secoli, si è basata sulla produzione della seta, quindi sulla sericoltura. Dopo vi porto a vedere appunto un gasho tsukuri e ve lo faccio appunto vedere da dentro. Come mai si chiamano gasho tsukuri? Vedete qui dietro, ora vi faccio vedere meglio una casa. Queste case, essendo una zona in cui nevica molto, sono fatte in modo tale che la neve possa spiovere. Vedete come sono fatte? E questa caratteristica forma, mi giro così, vedete, ricorda le mani giunte in preghiera, che in giapponese si dice appunto gasho, quindi fatte con le mani giunte in preghiera. Vi dicevo appunto che per secoli l'economia si è basata sulla coltivazione di bachi da seta. Allora cambio inquadratura perché è più bella mentre cammino di qua. Quindi per la produzione di bachi da seta, ma praticamente oltre ai bachi da seta veniva prodotto anche al piano terra, dopo vi faccio vedere, il nitrato di potassio, che è uno degli elementi base per la produzione di polvere da sparo. Questo, vedete, è il centro. Andiamo più avanti, ci sono alcuni negozi dove comprare souvenir, cose tipiche del posto. Poi c'è questa parte qua, che questa casa è molto bella. E se vedete bene lassù in cima, quello lassù, ora vi faccio uno zoom, non lo uso mai lo zoom io, però in questo caso ve lo cerco di usarlo, magari vi metto anche una freccia. Vedete questa cosa nel mezzo, su in cima, è il punto di osservazione famosissimo dal quale potete ammirare tutta la vallata. Infatti, se cercate su internet Shirakawago vedrete tantissime foto con la neve, perché qui appunto nevica tanto, dicevo, e quando il paesaggio è innevato è bellissimo. Vedete qua, quindi comunque moltissime di queste case sono abitazioni private, quindi non è possibile entrare, sono solamente non so di preciso quante sono numericamente, ma non sono molte quelle che fanno entrare, ovviamente dietro pagamento. E ora infatti vi porto a vederne una dentro. Adesso andiamo a vedere questa qua, che vedete, questa qua grande, eccoci qua. Adesso entriamo, costa 300 yen.
Oh, e adesso saliamo sperando di non cadere, ci ho perso in avanti le scale tipo quelle del castello di Meiji. Questa è una casa privata che è diventata museo, questi sono tutti gli strumenti. Qui c'è tutta la filiera, vedi? Infatti. Perché sei della West Coast. Dimmi. Niente. Questo pavimento è un po' pericoloso, soprattutto quello di sopra. E qui potete fare la foto e vi fanno pagare oppure gratis. Vedete qua? Sì, è pagata. E qui potete fare la super foto, vedi? Vedete qua, è tutto nero, no? Perché il fumo annerisce tutto. Infatti, chi si iscrive, dillo, fa. Di paglia che è più chiaro degli altri. Poi sia più nuovo. Dillo che se uno si iscrive al canale abilita una funzione che sente anche l'odore. Giusto? Sì, il canale, no, no, ma sono in Giappone. È il canale, spara il canale YouTube, questo è il video. Il canale. Potete attivare questa funzione particolare che potete, olfattiva, che sentite il puzzo di fumo che c'è qui dentro. Oltre al 4K. Il 4K, no, questo però questo è 1080 purtroppo. Questo è 1080. Andiamo al piano ancora superiore, senza cadere, dove si può godere di una bella vista. Monossido di carbonio. Sì, esatto, esatto. Guardate qua, bella questa vista. Da Judas. Guardate qua su tutto il villaggio. Guardate bello che è. A parte la casa lì con la piscina da asciugare. Guardate qui le montagne qui dietro, molto bello. Peccato che non c'è il cielo sereno, altrimenti sarebbe stato eccezionale. Qui ai piani più alti, come dicevo prima, ancora tutta la roba per la. Sì, no, ma infatti io ora faccio questa ripresa e poi torno indietro subito perché ho paura. Perché qua, vedete, intanto si vede il fumo. Ora io torno subito indietro. Niente, va. Niente. Bisogna che faccia la svelta perché questa cosa, secondo me, non mi regge. E qua entriamo dentro la Hondo, la struttura principale. Certo, si può entrare. Io non capendo nulla, sono stati fuori. Certo, si può entrare. E siamo entrati qua, vedete, nella struttura principale della casa, che è un tempio dedicato anche agli antenati qui della casa. Questo, vedete, altarone. E laggiù c'è patriarca, insomma, penso che quella foto laggiù non si vede. Molto bello anche qui. Guardate. E qui siamo negli Rori, vedete, questa è la stanza con il braciere nel mezzo, che bello. Che soddisfazione. Guarda, sono felice perché una volta posso sentire. È bello. Ok, ora dopo averne fatta vedere una vi dico alcune considerazioni. Dicevo, città molto bella, non è molto facile da raggiungere, si può, è raggiungibile solamente se affittate una macchina o venite in autobus. Ora oggi noi sono con Giappotura, compagno in Giappotura, quindi abbiamo il pullman privato, quindi è semplice. Però sia da Kanazawa che da Takayama, che non sono tanto lontane, potete venire qua direttamente. Guardate intanto bello che è qui. Guardate qui, anche questa qui dietro. Guardate qua. Veramente, veramente bello. Oggi peccato che non c'è un cielo azzurro, perché qui è tutto molto verde. Ah, una cosa che non vi ho detto prima, sono questi tetti in paglia. I tetti in paglia, vedete qua, hanno bisogno, ve lo faccio vedere un po' più nel dettaglio, hanno bisogno di essere rifatti ogni tanto. E quando sono andato a Gokayama, che è un'altra zona qui dell'area, tanto giro, un signore mi ha spiegato che ogni tot anni, ora non mi ricordo, 15-20 anni, forse
po' di più, ma non me lo ricordo, hanno bisogno di essere rifatti. E al tempo mi aveva fatto il confronto Yen, mi aveva detto che ci volevano circa 250.000 euro, perché poi è un tipo un'associazione che si tassa per mantenere sempre ristrutturato, insomma, al massimo splendore tutta l'area. Questo infatti, per esempio, sembra molto nuovo. Allora, anche per questo video è tutto, mi metto qua che è una location un po' particolare, che dietro c'ho i pomodori, cioè coltivano i pomodori qui, ma almeno non mi passa nessuno accanto, sono una zona che non mi fanno le, appunto non mi danno noia, a parte ora che stanno arrivando appunto qui accanto a me. Dicevo, anche per questo video è tutto, se vi è piaciuto questo è un posto assolutamente eccezionale che vi consiglio di venire a vedere se andate a visitare sia Takayama che Kanazawa. Veramente un posto imperdibile. Mettete mi piace, condividete, iscrivetevi al canale se è la prima volta che vedete un mio video, visitate il mio sito www.donnache.it per venire in viaggio con me, tutte le notizie eccetera, la mia pagina Facebook su cui potete rimanere aggiornati su dove sono, dove mi trovo in quel momento in giro per il Giappone o a Tokyo. Ci vediamo al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao.